Ed eccoci qua, non so se abbiamo già Silvia al telefono. Cosa mi dice la regia? Bene, Ci sono, eccomi qua. Buongiorno. buongiorno Silvia, c'è stato un attimo in cui è calato il silenzio, ma sono cose che capitano quando andiamo in diretta. Io aspettavo, non so, lo stacchetto, qualcosa, invece no. Eccomi qua. Va bene. Bene, Silvia, rieccoci, è passato un anno. Sì, e grazie ancora per l'invito, mi fa molto piacere sentirvi e colgo l'occasione per salutare voi e tutti gli ascoltatori. Siamo noi molto felici, lieti e onorati di averti qui di nuovo, in maniera che tu possa così metterci al corrente di come è andata questa edizione di storie da biblioteche, archivi e musei. Sì, come no, molto volentieri sono qui per questo. Allora, intanto la terza edizione, vi dico subito che è andata molto bene, nel senso che abbiamo avuto una crescita, per quanto riguarda la partecipazione sia delle strutture aderenti che dei partecipanti, quindi comunque, il concorso ha coinvolto in questa edizione, circa 30 strutture marchigiane, fra biblioteche comunali, musei, archivi, biblioteche anche di università e le biblioteche anche degli istituti penitenziari che appunto anche negli anni precedenti avevano partecipato all'iniziativa. Vogliamo ricordare brevemente ai nostri ascoltatori in cosa consisteva, Sì. questo concorso? Allora, il format è molto semplice. Una serie di partecipanti, aspiranti, scrittori e fotografi si incontrano in un museo, un archivio, una biblioteca e hanno 4 ore di tempo per raccontare, attraverso un racconto degli scatti fotografici, l'ambiente in cui sono ospitati. Quindi diciamo che, la struttura, l'istituto culturale, che sia un museo, un archivio, una biblioteca, sono la fonte principale di ispirazione, per gli elaborati. E è un concorso diverso dagli altri perché, l'elaborato deve essere prodotto proprio in tempo reale all'interno della struttura. Questa è la cosa, diciamo, che lo distingue dai concorsi tradizionali di scrittura o fotografia. E mi Quindi. sembra anche di aver compreso dagli allegati che mi ha inviato che il tema dello scorso concorso fosse Crocevia di Culture. Sì, noi appunto il concorso è organizzato, promosso dal coordinamento Musei, Archivi e Biblioteche, quindi coordinamento MAB delle Marche, e insieme all'Associazione Culturale Racconti di Città, di cui io sono attualmente vicepresidente, e abbiamo anche appunto il patrocinio della Regione Marche. E anche il supporto tecnico di Simplicissimus Book Farm, che appunto poi si occupa di aiutarci a pubblicare le antologie digitali che sono già disponibili per essere lette e scaricate gratuitamente su tutti i principali negozi digitali. Quindi vi invito, se non l'avete già fatto, a scaricarle, invito tutti gli ascoltatori a farlo. Guarda, pubblicheremo Sì, il sicuramente il link sulla nostra pagina in maniera che chi ci sta ascoltando può fare riferimento alla nostra Esatto. pagina di Facebook, oppure, non so, può venire, no, a trovarti presso la pagina del Sì. Dove raccontidicittà.it. può trovare tutte le informazioni e in effetti, appunto, come dicevamo, il tema di quest'anno l'abbiamo preso in prestito dal tema del Grand Tour Cultura delle Marche del 2014. Infatti, il nostro concorso ha partecipato alle iniziative del Grand Tour Cultura e il tema era quello del crocevia di culture, quindi musei, archivi e biblioteche intesi anche come crocevia di culture. E questo era un po' anche il filo conduttore che i partecipanti dovevano seguire per appunto scrivere un Svolgere questi racconto racconti, sì. esatto. Mentre invece il prossimo concorso che sta per partire, avete una data già precisa? Allora, noi diciamo che il concorso partirà presumibilmente dalla fine di ottobre, ma quest'anno abbiamo un periodo di svolgimento molto più flessibile, quindi le strutture aderenti potranno organizzare la loro tappa
fino alla fine dell'anno, quindi fino al 31 dicembre. Abbiamo avuto la disponibilità della scrittrice Simona Baldelli, che sarà la nostra madrina della quarta edizione e che ci ha aiutato a proporre il prossimo tema del concorso. E il tema sarà quello dell'errore. Ce lo spieghi un pochino allora, più ampiamente? Sì, infatti, vabbè, ogni struttura lo potrà declinare nel modo che ritiene più opportuno, però ci è sembrato che l'errore potesse essere un tema molto creativo, nel senso dall'errore possono nascere tante belle storie. L'errore che magari ha una connotazione così negativa a un prima vista, invece può essere motore di nuove scoperte, anche ad esempio all'interno della scienza. Sì, sono d'accordo. E quindi noi sbagliando l'errore. Esatto. Il proverbio proprio più popolare che conosciamo e credo sia una grande verità. Esatto, esatto. Infatti noi l'abbiamo adottato come tema e quindi, visto che i bibliotecari, gli operatori dei musei, gli archivisti hanno anche questa fama di essere sempre precisini, perché in effetti nel nostro lavoro la precisione è importante, però noi vogliamo anche un po' andare oltre gli stereotipi che stanno diventando sempre più stretti anche nella nostra professione, quindi viva l'errore, e quest'anno si parlerà dell'errore. Quindi chiunque sia in ascolto che ha voglia, curiosità, spinta a partecipare a questo concorso, cosa deve fare, Silvia? Allora, non appena saranno disponibili le date, perché appunto abbiamo lanciato questo concorso proprio pochi giorni fa, la nuova edizione, quindi siamo ancora in attesa di avere l'adesione delle strutture partecipanti. Abbiamo avuto delle conferme rispetto alle strutture che hanno aderito già negli anni precedenti, quindi per dire posso dirvi che la Biblioteca La Fornace di Moie aderirà, probabilmente aderiranno delle strutture ad Ancona, come ad esempio la biblioteca della Fondazione FUA, e poi la biblioteca Romolo Spezioli a Fermo, quindi ci sono delle strutture che ci hanno già dato la conferma. Però possono quindi iscriversi presso le strutture, una volta che avremo comunque il calendario con tutte le date lo renderemo pubblico e disponibile sui nostri portali, su Racconti di Città, sul sito dell'AIB Marche, quindi l'Associazione Italiana Biblioteche. Perfetto, se ce lo comunichi, perché potrebbe sfuggirci, poi lo posteremo anche sulla nostra pagina, in maniera che chi così distrattamente non si ricorda, no, di venire a sbirciare sui portali che riguardano questo concorso, può fare riferimento anche alla nostra pagina. Certamente. Benissimo, benissimo. E, perché non ci fai così una rassegna un po' di quello che di più significativo è successo durante lo scorso concorso, ma anche durante le date successive, poi, che hanno visto, no, le premiazioni? Sì, infatti diciamo che forse seguire un po' quelle che sono state le premiazioni locali, quelle che io chiamo premiazioni locali, perché in realtà ogni struttura crea il suo evento. Se ti faccio una domanda per maggiore chiarezza. Prego. Anche mia. Io ho letto prima il racconto vincitore, no? Sì. Del concorso, ma ho anche potuto notare che le premiazioni si sono svolte in più città, forse in ogni museo c'è stata, no, una premiazione in ogni struttura. Non in tutte, però appunto le strutture hanno l'autonomia di prevedere anche una cerimonia di premiazione per la propria struttura. Per cui c'è stato anche una rosa di vincitori all'interno di ogni singolo evento? Sì, esatto. Benissimo. Infatti è proprio questo, vi invito a partecipare, perché a parte che tutti i partecipanti sono vincitori, perché è l'intento dell'iniziativa. Questo è assolutamente, no, da dire in maniera preliminare. Esatto, l'intento è quello della partecipazione e dell'apertura di queste strutture, che fra l'altro molte volte sono bellissime anche dal punto di vista artistico, e quindi vale la pena visitarle e vale la pena
avere la possibilità di anche fotografarle in modo in cui magari non si potrebbe nei giorni normali di apertura. Esatto. E quindi questo già è un punto a favore dell'iniziativa. Però all'interno delle singole strutture si hanno dei vincitori, quindi si hanno dei vincitori sia per la sezione fotografia che per la sezione scrittura, poi si hanno anche una giuria nazionale, a livello nazionale in realtà, perché i nostri giurati vengono un po' da tutta l'Italia e vengono selezionati ulteriormente dei vincitori assoluti a livello regionale. Ma questi vincitori poi assoluti che finiscono, no, nell'ebook finale, sono poi selezionati fra la rosa dei vincitori di ogni singolo evento, oppure ripescati, che so... Sono comunque quelli che si classificano all'interno di ogni singolo evento, che poi hanno la possibilità di essere i vincitori assoluti, diciamo. Esattamente. Così. Quindi c'è una prima selezione all'interno, tappa per tappa, e poi una selezione finale. Nelle antologie in realtà ci sono tutti gli elaborati di tutte le varie sedi, quindi in realtà c'è anche una grossa possibilità di essere pubblicati, perché... E questo è importante, incentiva comunque la partecipazione. Ogni sede ha la possibilità comunque di produrre un paio di vincitori, per in realtà quattro, due per la sezione fotografia e due per la sezione scrittura, e quindi tutte queste persone vanno poi a confluire nelle antologie, e all'interno delle antologie vengono scelti i vincitori assoluti. E quindi ecco, in realtà i vincitori sono tantissimi alla fine. Sì, credo che la visibilità e la soddisfazione, no, della partecipazione a questo evento arrivi un po' a tutti quanti. Sì, fra l'altro io, ecco, non so se tu avrai modo magari di leggere anche altri racconti, sì, noi sì, siamo molto soddisfatti anche della qualità sia degli elaborati fotografici che degli elaborati di scrittura. E i vincitori hanno prodotto veramente dei racconti molto carini, considerando anche che sono stati scritti in 4 ore, quindi ecco, in effetti c'è anche questo elemento di difficoltà in più. La ristrettezza temporale, no? Diciamo così. Esatto. Però anche questa stimola e mette in luce, no, anche il talento creativo del partecipante. Infatti, fra l'altro quest'anno i vincitori della sezione scrittura, li ricordo, sono Francesca Giommi e Massimiliano Guarini, è una coppia creativa, hanno scritto a quattro mani un unico racconto e... appunto hanno scritto insieme, quindi si può anche partecipare a coppie. Benissimo. Quindi questa può essere un'idea per i più timidi, si può partecipare anche in due. E fra gli episodi particolari che mi chiedevi, ad esempio, noi abbiamo avuto la partecipazione di diverse strutture che hanno declinato l'evento nel modo che ritenevano più opportuno, ad esempio il Polo Culturale di Eccellenza di Cagli ha congegnato un evento dedicato solo per i bambini, dedicato ai bambini, perché questo polo nel tempo è diventato un luogo di incontro, un punto di riferimento per tanti bambini, soprattutto stranieri, e che quindi sono i veri protagonisti quotidiani del Crocevia di Culture, che era proprio il tema del concorso di quest'anno. Quindi ecco, a Cagli il concorso è stato riservato solo ai bambini. Oppure abbiamo avuto la partecipazione della biblioteca della Fondazione FUA, che ha coinvolto una serie di classi del liceo Rinaldini di Ancona, e quindi anche in questo caso è stato creato un evento ad hoc per il liceo, quindi con una grande partecipazione di ragazzi che appunto hanno affollato la sede della Fondazione e hanno fatto fotografie, scritto racconti, quindi insomma hanno passato una giornata diversa. Molto interessante anche la partecipazione del carcere di Pesaro. Moltissimo, infatti, ecco, ovviamente per quanto riguarda le strutture, gli istituti penitenziari, le modalità di svolgimento del concorso sono un po' diverse, nel senso che appunto i detenuti scrivono i racconti e scattano le foto nelle modalità che appunto l'amministrazione penitenziaria ritiene più opportune. Ma questo all'interno di un carcere è previsto in una sezione che è dedicata comunque ad una biblioteca, qualcosa del genere? Allora, le biblioteche in realtà sono
obbligatorie nei carceri, quindi tutti i carceri devono avere una biblioteca, e questo per legge. Mm-hmm. E in realtà noi già dalla prima edizione abbiamo avuto l'adesione delle strutture a questo concorso, anzi quest'anno speriamo anche di migliorare questa collaborazione e di avere anche la possibilità di aprire la partecipazione a degli esterni, quindi ci sarà in modo in via appunto del tutto eccezionale anche la possibilità per degli esterni di partecipare al concorso all'interno di una struttura carceraria. Questo appunto ci stiamo organizzando per questo. Queste quindi sono le novità che state introducendo. Stiamo introducendo delle novità, stiamo cercando di anche contattare delle strutture diverse, ci stiamo interessando anche ad esempio a un discorso di biblioteche all'interno degli ospedali. In realtà stiamo cercando di andare a trovare storie sempre più interessanti. E questo vi fa assolutamente onore e ci arricchisce noi ulteriormente, no? Che possiamo seguire la vostra attività sempre così appassionata, io la definirei così, perché è sempre la passione, no? Che muove, che muove queste grandi cose che alla fine sono piccole cose, però grandi per impatto. Grandi perché poi in realtà veramente sono la soddisfazione è sempre maggiore e in effetti il lavoro, che comunque è anche un duro lavoro di organizzazione, è sempre premiato. Il tutto si è concluso ad Ancona con la premiazione del 20? Sì, il 20 settembre abbiamo organizzato questa premiazione, che in realtà è stato più un momento di scambio di testimonianze delle strutture, esatto, e dei partecipanti che hanno appunto aderito all'iniziativa. La premiazione si è svolta in una bellissima location, la polveriera del comune di Ancona, una struttura che è stata da poco restituita alla città e che abbiamo appunto utilizzato per la premiazione grazie all'ospitalità del comune di Ancona. E in realtà appunto all'interno di questa cerimonia di premiazione ci siamo scambiati appunto delle idee e ci sono venute nuove idee, quindi questa è stata anche una cosa molto creativa, la stessa cerimonia di premiazione, e abbiamo potuto premiare i vincitori. Io volevo ricordare, visto che appunto per radio magari non è possibile far vedere la foto, ma la potremo pubblicare magari su Facebook. Sì. Se me la giri volentieri, o la pubblichi, forse se la pubblichi tu passa nella sezione delle notizie e non è visibile. Se me la giri sarò felicissima di postarla io. E comunque è possibile trovarla sul blog di Racconti di Città, appunto è la foto che vedete. Però ci fa piacere così pavoneggiarci un po' a noi, dai. Certo, te la giro molto volentieri, anche perché in tema di crocevie di culture il vincitore della sezione fotografia è Paul Mancini. È un ragazzo giovanissimo. Posso pubblicare gli stralci dei racconti che abbiamo, che abbiamo letto questa mattina? Molto volentieri. Benissimo. Anche perché appunto le antologie sono comunque disponibili gratuitamente, sono già state pubblicate, quindi non c'è nessun problema. E Paul Mancini, come dicevo, è nato a New Delhi, però si è diplomato a Fermo un anno fa, e ad esempio è un ragazzo molto giovane ma con le idee già chiare. Avete pensato di esportare questa iniziativa bellissima anche al di fuori delle Marche? E diciamo che sì, ci abbiamo pensato già in realtà. Vi state muovendo dalla prima edizione. Infatti, fra l'altro, nella prima edizione il concorso si svolgeva solo nelle biblioteche, quindi già ci siamo allargati ai musei. Alla fine invaderete tutto. Poi invaderemo il mondo. È una bella invasione di cultura. Ci serviranno dei volontari per tenere le fila di tutto, ma magari ci date una mano. Noi siamo qui pronti per sostenervi e darvi visibilità, spazio e voce. Ok, grazie mille. Ascolta una cosa, volevo chiederti di fare un piccolo accenno prima di salutarci, perché mannaggia il tempo è tiranno, alla tua associazione culturale Racconti di Città.
che all'interno prevede anche una serie di corsi di scrittura creativa, se non erro. Allora, sì, in realtà diciamo che la mia associazione ha ideato questo concorso che è stato poi proposto all'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Marche, che quindi ha subito aderito con entusiasmo all'iniziativa. L'Associazione Racconti di Città è nata quasi 10 anni fa e ha come mission quella di raccontare i luoghi attraverso la scrittura e attraverso l'organizzazione di eventi a carattere letterario, quindi partecipazione a festival, organizzazione appunto di concorsi come storie da musei, archivi e biblioteche. E in questo momento l'attività di organizzazione di corsi e laboratori, cioè al momento non ci sono laboratori, ma in realtà c'è qualcosa che sta bollendo in pentola e però vi farò sapere non Sì, appena la cosa sarà delineata in maniera cotta. precisa. Benissimo, Esatto. siamo in attesa. Ma volevo anche accennare ulteriormente ad un'altra cosa che tu segui molto importante. Mi sto riferendo a Blanche. Sì, anche Blanche in questo momento diciamo è in corso una mostra dell'artista Helvetia Allari, che è la mamma di Blanche, cioè la persona che ha creato questo abito, questa creatura di carta che viaggia e che viaggiando scrive dei taccuini esclusivi, dei taccuini che vengono realizzati graficamente da Patrizia Peruffo e che appunto sono scritti da me, quindi io diciamo che ho il compito di dare la voce a questo personaggio. Molto bene, Questo molto personaggio bello. sta viaggiando, si muove un po' per l'Italia in modo sinuoso, in questo momento si trova dalle parti di Vicenza, e però magari piano piano si avvicinerà alle Marche. Quello che posso notare in tutta la tua appassionata e instancabile attività è questo comune denominatore che unisce tutto, ossia l'itinerario, il viaggio e la descrizione di quello che accade in noi durante un percorso, no? Sì, esatto, sì. Assolutamente ci piace perché la meta non è importante, è importante il viaggio Esatto, e noi ci sentirsi continuiamo a sempre in viaggio. muovere. Benissimo, Silvia, se vuoi dare gli ultimi riferimenti in maniera precisa e così improrogabile per poter rintracciare tutto quello che può essere utile per partecipare a questo concorso, i tuoi siti, perché il nostro tempo purtroppo sta scadendo e io devo fare la lettura. Ok, allora potete prendere come riferimento il blog di Racconti di Città, raccontidicittà.it, dove potete trovare tutte le informazioni che riguardano anche ecco, l'organizzazione del concorso, che appunto in questa fase sta organizzando le proprie tappe per la prossima edizione, e quindi lì troverete sicuramente delle informazioni, troverete informazioni anche sul sito dell'AIB Marche, Associazione Italiana Biblioteche, lo potete trovare facilmente. E quando avremo comunque tutto il calendario degli eventi, non mancheremo di mandarlo anche a voi Benissimo, direttamente, così da poterlo diffondere benissimo. presso gli Noi da qui ascoltatori. siamo prontissimi per fare da amplificatore, diciamo così, a tutte le vostre iniziative bellissime e interessanti. Io Grazie mille ringrazio te. dell'opportunità. E ci sentiamo presto, magari ci Restiamo in aggiorniamo contatto, anche in certo, corso naturalmente. del. Intanto io chiudo e saluto tutti con un altro stralcio di un brano sempre tratto da questo ebook che racchiude tutte le storie da musei, archivi e biblioteche ed è di Simona De Martino e il racconto si intitola Le parole di pietra. Quella stessa notte Sveva si munì di candela e di coraggio e si ritrovò a percorrere le scale che conducevano alla biblioteca a piedi nudi per non far rumore, mentre le sue compagne dormivano. Attraversò il salone, in quanto sala più lontana delle camere da letto, e illuminò più in alto che poté, scorgendo il fregio che, pur avendo sempre campeggiato lassù, aveva notato appena la prima volta. La scrittura latina diceva: questa dimora si conservi finché la formica beva l'acqua e la tartaruga percorra la terra. E accanto stavano i disegni dei due animali. Sveva
Non aveva mai notato si trattasse di una formica. Le pareva troppo grande e con la luce del giorno non le era mai venuto in mente di leggere una frase che aveva da sempre abbracciato la stanza dei pasti, dei balli e delle riunioni. Il buio serve anche a questo, a rendere tutto un po' più bello. Arrivò poi al grande portone ligneo dipinto con la tecnica dell'impiallacciatura e lo spinse. Entrò nella biblioteca notturna e si sentì ad un tratto piccola ed insignificante. Aveva dimenticato che stava cercando qualcosa che le spiegasse la storia e il significato del simbolo inciso sulla parete del cortile. Aveva dimenticato tutto, il tempo, lo spazio. Erano esplosi appena lei aveva varcato la soglia della biblioteca quella notte. Tutto le sembrava diverso. Camminò come spaesata, rapita dall'immensità di un posto che poche volte aveva visto vuoto e buio. Gli scaffali sembravano alti il doppio che di giorno, e persino l'odore dei libri pareva diverso. Tutte le finestre erano chiuse e non filtrava la luce che faceva danzare i corpuscoli luminosi. Tutte le sale, colme di libri, emanavano un'atmosfera mistica che non aveva mai respirato prima. Notò ad un certo punto che una finestra era stata aperta. Si vedeva una cupola, un campanile e la luna dietro di loro, che pareva fare l'occhiolino. Lei lo fece come di rimando, avvicinandosi sempre di più quando, una volta arrivata alla fine dello scaffale, verso la finestra, vide rannicchiato per terra un ragazzo, curvo a scrivacchiare, con una lanterna davanti al viso. Lui era troppo intento per potersi accorgere di lei. Sveva gli si avvicinò e, memore dello spavento, fattole prendere da Virna la notte prima. Scusate, mi sono un attimo persa. Ho sbagliato i fogli. Capitano queste cose in diretta. Mannaggia, dov'è l'altro? Eccola. Lo chiamò. Il ragazzo trasalì, accartocciò il foglio e si alzò, lasciando per terra la lanterna. Sveva gli lanciò la sua, così da poterlo interamente illuminare. Fu guardandolo nel viso che capì si trattava di Arturo. Era un ragazzo piuttosto bruttino e pareva essere anche un po' gobbo. Non aveva una bocca carnosa né degli occhi particolarmente belli, ma erano vispi, attenti, guizzavano da una parte all'altra. Sveva pareva scoprire ogni istante un nuovo dettaglio sorprendente. Aveva saputo catturare il suo cuore con i battiti del proprio, espressi con le parole, insicuro del suo aspetto. Aveva letto tanto quanto lei, assorbito tutta la cultura che poteva fino a poterne finalmente creare dell'altra, che stringeva in mano, in un pugno, in un foglio diventato una stringa nella forza della presa e che sarebbe stata incisa in una parete la mattina stessa all'alba, solo per lei. Tutto questo non lo disse subito, ma Sveva lo capì fin dall'inizio. Non lo imbarazzò con alcuna domanda. Quella notte la luna illuminava il cielo nero e sotto il soffitto a cassettoni i due ragazzi esplorarono la biblioteca come se non lo avessero mai fatto prima, senza conoscere quasi il colore degli occhi l'uno dell'altro, avendo come colonna sonora solo il loro respiro e talvolta facendosi paura a vicenda, sputando all'improvviso da dietro uno scaffale. Bene, abbiamo letto un po' velocemente perché il tempo è scaduto da un bel pezzo e qui ci cacciano via. Io vi lascio con l'aforisma finale di Pablo Neruda. Se non scali la montagna, non ti potrai mai godere il paesaggio. E così restiamo in tema di viaggi e di racconti di viaggi. Salutiamo storie di biblioteche, archivi e musei e ci lasciamo con un altro brano che era stato scelto dalla nostra Silvia degli Spandau Ballet, Through the Barricades, e noi ci ritroviamo qui sabato prossimo. Buon weekend!